amici di Milano 1, come vedete e sentite, siamo collegati con il nostro dottore preferito, il dottor Piero Mozzi. Ciao Piero, come va? Io ti faccio questa domanda. Va che le cose non vanno per il meglio, perché mi ha illuso la luna di maggio. Pensavo che la luna di maggio, che ha esordito con delle belle giornate, e addirittura ben quattro fino a domenica, e quindi lasciava presagire che la luna di maggio fosse foriera di giornate di bel tempo, cose di cui c'è bisogno, perché se no non si riesce a lavorare gli orti, le terre, i campi. E invece niente, è tornata a imitare la luna di aprile. Vedremo. Ma sai che io ho le ciliegie sull'albero già rosse, eppure sole non ce n'è stato. Vabbè, allora, certo. tre. Ma guarda, anche le piante di tiglio, se tu guardi le piante di tiglio, ad esempio, sono in netto anticipo proprio, stanno già mettendo fuori i fiori a metà, che di solito fioriscono quando siamo a giugno, invece sono già in fiore adesso. È ancora in fiore la acacia e sta già fiorendo il tiglio. Va bene. Comunque hanno fatto i complimenti per tutti i fiori che abbiamo fatto vedere nella puntata venerdì. Quindi Sì, beh, han bisogna detto che fare i sembra complimenti. proprio un paradiso, Mogliazze. È vero, Bisogna fare i complimenti alla natura. eh? Eh sì, Sì. è vero, Beh, è vero. certo, un paradiso. Il miglior commento lo fece anche una persona. Anni fa organizzammo così l'incontro annuale degli ecovillaggi, e così tutte le persone, ecco, rimasero stupiti della bellezza di Mogliazze, il fatto di essere qui in fondo alla valle, l'ultimo borgo, proprio i boschi, i campi, tutto quanto, la fontana. E poi giustamente una persona a sentire tutti questi commenti: ma che paradiso, che Mogliazze! Intervenne e disse: sì, Mogliazze deve essere proprio un paradiso di duro lavoro. Ecco, in effetti, Eh beh, per tenere a posto in ordine tutto quanto. sì, ci credo. Allora, 342-397-2391 è il nostro numero per interagire con noi, per i messaggi, e poi info@dottormozzi.it se volete scrivere direttamente al dottore. Piero, noi iniziamo come al solito le nostre puntate con il ricordo di Assange, maglietta arancione. Assange oramai, se vuoi farci una cosa che ha dell'incredibile, proprio nel silenzio totale e assoluto. Adesso, attorno al 20 di maggio, dovrà pronunciarsi nuovamente il tribunale in Gran Bretagna. Boh, staremo a vedere. Allora magari qualcuno si ricorderà, ma la feccia delle fecce dei pennivendoli, dei pennaioli, chiamiamoli come, dei pennuti, ecco, italici, nessuno che abbia voglia di investire in qualcosa. Un euro in decenza, indecenza umana, niente, proprio nel Ma modo lo più assoluto. stiamo vedendo, no? Decenza umana, Sì, eh? Anche mamma mia, su tante cose. sì. E infatti il secondo punto è proprio oramai dedicato al macello del popolo palestinese, macello e massacro. E tu devi pensare che questi farabutti, delinquenti, nazisionisti, tutti i giorni, su ogni emittente, su ogni giornale, ecco, tirano a mano le loro storie di questi di 80 anni fa, e vi dicendo tutto il binario 21, il binario 51, il binario 1, il binario di qua, di là, di su, di giù, corpo, la mummia la fanno parlare, gli dicono che racconti un po' le storie della sua deportazione, tutto quanto, guarda, delle cose indecenti, mentre c'è in atto uno sterminio che veramente farebbe rabbrividire anche i nazisti, quello che c'è in atto. E il bello è questo, no? Che tutte queste bande di farabutti e di delinquenti che li tengono proprio conniventi, come si dice per la mafia, fiancheggiatori, no? Ecco, i fiancheggiatori.
Beh, ecco qua, abbiamo a che fare con i fiancheggiatori di questi nazi-sionisti e sono quelli che gli garantiscono tutto, gli garantiscono il denaro, gli garantiscono le armi, gli garantiscono l'impunità, l'immunità e tutto quanto. Sì, certo. Senti, io non so, però su Sky TG oggi riportavano le parole di Jake Sullivan, il consigliere della Casa Bianca, che dice: non riteniamo che quello che sta succedendo a Gaza sia genocidio. Cioè, sono più di 35.000 morti dal 7 di ottobre a oggi. Cioè, non lo so, cosa ci deve essere per ritenere genocidio, secondo te? No, ma che lo chiamino come vogliono. Che diversità c'è tra genocidio e sterminio? Che differenza fa? Tanti morti sono quelli. I bambini mutilati, i bambini uccisi, le madri, tutti quanti fatti fuori, tutte le infrastrutture rase al suolo, le abitazioni rase al suolo, anche oggi ammazzati decine e decine di palestinesi, perché tanto quelli che sono morti di più sono i civili. Non sono quelli che combattono. Consideriamo un fatto che quelli che combattono Hamas, i palestinesi, sono i corrispondenti, i corrispettivi dei nostri partigiani. O quello. I partigiani italiani combattevano contro il dominio tedesco, ecco, l'occupazione tedesca. Hamas e i palestinesi combattono contro l'oppressione, il dominio, la segregazione. Certo. Vengono affamati, vengono depredati, gliene fanno di cotte di crude, razzisti, ma non senti i commenti, ogni tanto intervistano questi, penso che, ma ultra nazisti, questi cosiddetti ebrei ortodossi, ma questi qua sono veramente la feccia, ma non appartengono all'umanità, questi qua sono figli di Satana, proprio Satana, per quello che i popoli nei secoli, nei millenni li hanno sempre colpiti. La gente se li deve chiedere, porre i quesiti, come mai nei secoli, nei millenni quel popolo è stato colpito? Io me lo sono chiesto addirittura dal tempo del liceo, quando studiavamo, ad esempio, quando c'era la regina Isabella in Spagna, che anche lì vennero colpiti, e mi chiedevo, ma come mai? Ma perché? Che cosa c'è sotto? E poi lo si viene a vedere, a capire adesso. Adesso lo si capisce. Le nefandezze di cui sono capaci queste persone, questo popolo. E parliamoci chiaro, a parte quei pochi casi di persone che si dissociano, sono tutti corresponsabili. O uno Sì. si dissocia e dice: mi dissocio da quello che viene fatto dal governo, ma non per la storia della trattativa per gli ostaggi, proprio per la ritorsione atroce, feroce, satanica. È lo stesso il movimento ebraico mondiale che non riesce a fermare questi qua. Vuol dire che sono tutti felici e contenti di questi macelli, se no li avrebbero già fermati, senza contare che appunto i conniventi, i fiancheggiatori occidentali, lo zio Sam, i Tano, Uewe, via dicendo. E non hai visto? Due popoli, due stati, due stati, due popoli, e sì, sembrava, sai, quando uno se ne vuole lavare le mani dice quello, perché tanto lo sanno che da quella parte lì quei nazi sionisti non ne vogliono sapere, perché così se non c'è uno stato vero e proprio li possono rubare tutte le terre di questo mondo. Si è arrivati al dunque, no? Alla votazione all'ONU, 146 stati, nazioni favorevoli, 9 contrari, e a Sì. capo c'era il grande, a capo della cupola c'era lo zio Sam, gli eredi dello zio Sam, e gli altri si sono astenuti. Quindi, due popoli, due stati, due popoli, va bene? Palestinesi? Chi è? Palestinesi, così li hanno fatto, così, hai presente? Sei visto? Sì. Ecco, l'ombrello, li hanno fatto così. E ancora, anche oggi, a sentire le cose che dicono.
Cerchi un'alternativa ai soliti gusti? Allora il Fruttarolo è il posto giusto per te. Farine di legumi, amaranto, miglio, grano saraceno, quinoa e molto altro. Prodotti naturalmente senza glutine, ma anche senza latticini o lieviti. Se anche tu credi fortemente che la salute inizia dal cibo, vieni a trovarci. Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Sul web negozio.ilfruttarolo.it o arriviamo noi a casa tua con comode spedizioni in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. FBio è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza. Shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile, scoprite e provate i prodotti FBio. Per saperne di più, potete visitare il sito ufficiale fbio.it. Milano1.it è informazione, sport, salute, alimentazione, lifestylist, made in Italy e tanto altro ancora. Ci puoi vedere, sentire, seguire dove e quando vuoi sul sito ufficiale della nostra testata giornalistica Milano1.it, su YouTube, sulla nostra web radio, in podcast su Spotify, Facebook, Instagram, scaricando la nostra app gratuitamente. Per interagire con noi puoi scrivere al numero WhatsApp 342 397 2391. Milano1.it, la tua compagnia senza confini. Per la vostra vacanza in Riviera Adriatica, a Cattolica o Gavice Mare, Adriatic Hotels è la scelta giusta. 5 ottimi e moderni hotel a 4 e 3 stelle, gestiti da un'unica famiglia. Situati direttamente sul mare, dotati di piscina, parcheggio, garage, campo da tennis, spiaggia privata, wifi gratis, piscina coperta, animazione, sauna, palestra e tanto altro. La cucina particolarmente curata propone piatti sani e genuini. Per saperne di più, visita il sito www.adriaticohotels.com. Piero, allora noi andiamo avanti a parlare dei nostri tre ricordi, diciamo, e tocca anche al bombardamento. Sì, e tre ricordi, certamente la storia di Julian Assange oramai ha qualcosa del terribilmente vergognoso da parte dell'Occidente, che non ne vuole proprio sapere di risolvere la storia, ecco, di questo povero giornalista che è condannato. Piero, sì. Rifacciamo, sì. Tutto? Ce l'abbiamo già quel pezzo lì. Questo qua, sì. Va bene. Allora. Quindi quello del bombardamento. Sì. Allora. Sì. Allora, il bombardamento per questa puntata prendiamo in considerazione quanto è successo vicino a Carpenedolo, provincia di Brescia, il 15 di settembre del 1944, attorno alle ore 13:15, e che non si trattò di un vero e proprio bombardamento. Avvenne qualcosa ancora di più terribile, tragico, vigliacco, ossia il mitragliamento. Viene preso di mira il tram della linea Brescia-Carpenedolo e vengono praticamente falciati, viene distrutto, poi avevano, si vede, proiettili che riuscivano a penetrare le lamiere e tutto quanto. In totale ci furono un paio di ondate di questi aerei, 17 morti, di cui almeno 10 feriti gravemente. Lì venne segnalato l'atto eroico di un militare di 16 anni, Renato Grandis, che era di Gualdo Cattaneo, provincia di Perugia, e si meritò poi, ecco, postuma la medaglia di bronzo al valor militare alla memoria, in quanto durante il mitragliamento il giovane 16 anni, pensa a te i 16 anni di adesso, ecco, e che si prodigò sotto le raffiche dei mitragliamenti, cercò di soccorrere, aiutare i feriti e tutto quanto. Nella seconda ondata del mitragliamento venne ucciso. Ma la cosa vergognosa, questo mitragliamento che fa compagnia ai mitragliamenti che ci sono stati, tremendi, ancora più tremendi, quello di Badile, di Zibido San Giacomo, che ne abbiamo parlato alla conferenza di Belgioioso, ecco, del 30 gennaio, e l'altro, quello di Bollate, anche lì la stessa giornata,
Ecco che praticamente quando c'è in ballo un mitragliamento tu lo fai proprio volutamente. Non può essere come un bombardamento quando dici sì, niente, non c'era la possibilità di sganciare bombe in modo millimetrico precisissimo, però il mitragliamento vuol dire che tu li vai a cercare. Qui infatti anche in questo caso qua quelli che scappavano, ecco, li seguivano con l'aereo per falciarli, per ucciderli, quindi altro che crimini di guerra, questi qua, crimini contro l'umanità, contro tutto, Certo. solamente della gente feroce e di una ferocia proprio diabolica, quello che sta avvenendo pari pari a Gaza e dintorni, Sì. proprio. Poi E anche nessuno ha mai sanzionato queste persone. della questione di Zibido San Giacomo, poi settimana prossima dovrei vedere uno storico che ha tante tante cose, quindi arriveremo anche a capire i nomi di quelle persone lì. Vedrai che ce la faremo. Non si molla, eh? Non si molla. Sulla ricerca Sì, non ma ci. no, certo. Pensa a te, di domenica che ero al mercatino di Appiano Gentile è venuta una coppia di profughi che ormai vivono in Italia, hanno un figlio che vive italiano e tutto quanto, che è nato qua in Italia, vietnamiti. E allora con loro abbiamo ripercorso un po' la storia del Vietnam, per cui nessuno è mai stato sanzionato, nessuno ha mai pagato un dollaro di risarcimenti, sia morali che materiali, e perché la storia è così. Ci sono alcuni che possono mettere in atto dei crimini spaventosi e chi si è visto si è visto. E poi quello che è avvenuto con l'Afghanistan, che tra l'altro l'Afghanistan è stato colpito da inondazioni spaventose e nessuno ne parla. È uscito momentaneamente una notizia, ma al nord del paese proprio che è in balia di inondazioni terribili e tremende. Pensa a te, con tutti i soldi che hanno sprecato a distruggere l'Afghanistan, a bombardarli, a massacrarli, a macellarli, a sperimentare quelle bombe che distruggevano tutto nel raggio di 500 metri, ecco, e adesso che l'Afghanistan è colpito da questi così disastri meteorologici, niente, non ne parlano nemmeno, non solo non gli danno una mano, un aiuto, continuano a mandare e sprecare soldi. Soldi in Ucraina. E cosa vuoi mai? La No, storia è certo. così. Va bene. Piero, ti leggo. Sì, A proposito prego. d'Ucraina, non hai sentito che in Italia adesso verrà costituita una nuova formazione politica? Non hai avuto No, qual è? notizie? No, qual Traditori è? d'Italia. È chiaro Ah. che avrà un grande seguito. Sì, Traditori sì. d'Italia, capo. Da capo c'è una giovane donzella, una certa Giorgia Panelli, ecco, che pare che sia erede di un Panelli Paolo. Si distingue perché, come ha preso proprio da questo Panelli Paolo, il suo modo di parlare, di proprio eccezionale. Credo che avrà un grande futuro. Paolo Panelli era un grande, Sì. un grande comico, quindi va Oh, bene. sì, ma non era molto alto, infatti anche così non ha questa grande statura, sia così fisica sia morale, però la storia è così. Oh, Va bene, dai, vedremo e cosa poi succede. a proposito di Ucraina, non so se ti è capitato di sentire la notizia che adesso la Lettonia vuole mandare i militari in Ucraina, ma è presente che la Lettonia non ha gli abitanti di Roma, ma ti rendi conto? Ma questi qua non si rendono mica conto, che cosa sono, che cosa vogliono essere, niente, vogliono lì, oramai sono drogati di armi, drogati di quella droga particolare che viene prodotta, ecco, dallo zio Sam, ecco, come sigla sui flaconi c'è scritto T. ANO, è una Sì, sì, sì. droga proprio eccezionale. Lo so.
Vabbè, vedremo cosa succede, dai, vedremo cosa succederà. Va bene, senti, ti leggo qualche domandina da Certo, casa. dai, perché almeno bisogna cercare di far sì che le persone stiano bene, che non si ammalino, fermo restando che poi non siamo depositari di nessuna verità assoluta, quindi i miracoli non li facciamo. Vedi bene che anche a Lourdes i miracoli si contano proprio in tutti gli anni, più che anni, decenni e decenni. Di visite di milioni, infinità di milioni di persone, i miracoli sono stati decisamente pochi. Non so se si arriva al Certo. numero di 60. Sì. Va bene, allora io ti leggo Rosalba. Rosalba scrive da Pordenone, gruppo A, 57 anni, dice: ad agosto ho subito un intervento urgente per l'asportazione delle tube delle ovaie. Negli ultimi mesi sto notando molti capillari alle caviglie in evidenza. Sono preoccupata con l'avanzare della stagione del caldo. Mi potrebbe consigliare lei qualcosa, dottore? Intanto sto prendendo 2,5 di pastiglia 2 volte al giorno di Ramipril. Non fumo, non bevo, seguo la sua dieta, però ammetto ogni tanto qualche dolce me lo regalo. Grazie, se mi può dire qualcosa. Dunque, questa persona quanti anni ha? 47? 57, 57, 57. 57. Ed è stata Sì. operata urgentemente l'estate scorsa alle Tube e tube di ovaie Fallot. per delle masse, ha scritto. Ma che cosa mangiava? Si era messa a mangiare un sacco di dolci, gelati, l'estate scorsa. Perché se no. Com'è pensabile, com'è possibile che una persona di quell'età lì sia andata incontro a un qualcosa che l'ha colpita alle ovaie e alle tube? Lei non ci dice niente di preciso. E i No. capillari? E i capillari, ma cosa vuoi che siano i capillari? Ecco, ci può stare che una persona a 57 anni abbia la formazione di qualche capillare sulle gambe, che è un po' dilatato, ma non è la fine del mondo. Non è quello il problema. Il problema è quello di capire che cosa era successo l'estate scorsa, che è arrivata a uno stato sicuramente di salute compromessa non da poco, perché dover subire un intervento che riguardava tube e ovaie, non è che le tube e le ovaie vanno incontro a delle informazioni, qua dice delle masse, che tipo di massa? Massa tumorale, massa. Ma niente. Quindi che stia molto attento, e soprattutto non è il caldo che fa sì che i capillari diventino più evidenti, si dilatino. Magari fa bene comunque una buona pratica di frizionare le gambe, soprattutto al mattino appena alzato, con l'acqua fredda, una buona strigliatura con l'acqua fredda. E poi però da stare molto attenti ai dolci, ai zuccheri, al cacao, al cioccolato e ai gelati, perché lì sicuramente per una storia come quella lì ci doveva essere l'utilizzo di alimenti particolarmente tosti. Va bene, vado avanti. Vado avanti. Allora, signora Nicoletta da Firenze, anche lei gruppo A, 72 anni, e dice: qualche anno fa ho avuto un tumore ovarico con recidiva. Adesso controlli sono tutto a posto. L'unica cosa è che soffro di depressione. Se ha qualche consiglio per un gruppo A di 72 anni, appunto, come lei. Quando è che è stata operata l'ultima Lei dice volta? qualche anno fa, però ha avuto anche la recidiva. Adesso con i controlli Appunto. dice tutto bene, però soffre di depressione. Sì, va bene, ma la depressione è qualcosa di secondario rispetto al fatto che una persona sviluppa delle forme tumorali, una prima forma tumorale e poi una recidiva. Lì bisogna capire come mai, gruppo A.
Perché sì, capisco, adesso dai controlli risulta che va tutto bene, però le cose possono benissimo, dopo un po' di tempo, se uno non rimuove la causa, possono ripresentarsi con ulteriore interesse. Non dice la recidiva dove è No. stata colpita. Insomma, le persone devono imparare a dare delle indicazioni un po' più precise. La depressione, come si manifesta la depressione? Perché la depressione è un qualcosa, è un termine talmente vago, ma Guarda, vaghissimo, neanche vago. Piero adesso ha scritto che l'ultima visita dell'ortopedico l'ha trovato con l'osteoporosi, e le hanno dato delle punture di Disphosenal 200 per una settimana, una volta al giorno. Sì, ma anche lì l'osteoporosi è come parlare dei gradini di una scala. Ecco, una scala può avere 10 gradini, in cima c'è l'osteoporosi magari più severa, all'ottavo gradino è severa ma un pelino meno, al secondo gradino l'osteoporosi non è così terrificante perché l'osteoporosi parte dal valore del T-score. Ecco, quando uno fa la mocca, poi gli viene rilasciato i fogli con su tutto quanto, le immagini, ecco, delle situazioni, e dal 2,5 di T-score parte l'osteoporosi, sotto il 2,5 osteopenia. E poi bisogna vedere, perché magari potrebbe essere l'osteoporosi 2,6, 2,7, come pure potrebbe essere superiore al 3, al 3,5. Ecco, quindi le persone devono pensare che per poter dare dei giudizi un po' precisi, bisogna avere delle informazioni un po' precise. L'osteoporosi, e potrebbe anche essere che la persona utilizza anche dei farmaci, perché i farmaci non sono come l'acqua di fonte. Tutti i farmaci, bene o male, hanno degli effetti collaterali, degli effetti indesiderati che possono portare ad avere problematiche varie, tra cui anche l'osteoporosi. Tanto per dire, i cortisonici, ecco, i farmaci cortisonici, bene o male, tutti quanti hanno come conseguenza quello di creare stati di osteoporosi. E la depressione bisogna sapere come si manifesta, che cosa avverte, che cosa accusa questa persona. Stanchezza, mancanza di forze, di energie, che cosa? Io il termine, guardi, il termine, ci sono tre termini: depressione, ansia, attacchi di panico, che io li cancellerei proprio dal vocabolario medico. Li cancellerei perché non stanno a indicare un bel niente, stanno a indicare un qualcosa di talmente vago e di proprio ascientifico, ecco. Depressione. Che cosa significa? Sono depressi. Piero, ad esempio, quando le persone si mettono a piangere, è depressione? Dipende perché cosa piangono, Paolo. Non lo so, però capita, no? Almeno a me capita di sentire persone che mi ho avuto un attacco di pianto, mi sono messa a piangere. Cioè, è tristezza, depressione? Cioè, di solito per cosa scatta? Ma perché cos'è che si è messa a piangere così? Perché non credo che una persona si metta a piangere così su due piedi, ecco, senza nessun motivo. A fronte di che cosa? A fronte di notizie particolari, notizie luttuose, perdite di amici, di parenti, oppure perché guardando un film strappalacrime piangono come delle fontane, perché c'è anche quello lì potrebbe essere un segno di depressione. Perché vedi, quando uno si mette a guardare un film a strappalacrime e si mette a piangere come una fontana, ecco sì, potrebbe essere che una persona si trovi in una situazione un po' di carenza di energie, diciamo, del sistema nervoso, energie che sono un po' carenti. Altrimenti una persona quando è davanti a un film a strappalacrime si alza e va magari a fare qualche gioco sulla settimana enigmistica, ecco, invece che stare lì a guardare il film a strappalacrime. No, a me era capitato di con delle
con delle persone anziane, magari sugli 80, che magari veniva da piangere e dicevi come mai, e fai la tristezza. 512 libri. Passa, no? Cioè che, no. Sì. Ma anche la tristezza sono delle condizioni in cui si trova il nostro sistema nervoso. Io continuerò a ripetere all'infinito che il sistema nervoso, ecco, è fatto, è composto da cellule, ecco, appunto, vari tipi di cellule, ecco, che sono a formare tutto questo ammasso, e che hanno delle caratteristiche ben precise, ben chiare, che sono programmate per funzionare in un certo modo, e che se hanno il materiale giusto funzionano come sono programmate, se hanno il materiale sbagliato, ecco, non funzionano per niente. Tra cui ci può essere anche quella di avere, di dare forze ed energia a livello proprio di carattere, di forza nervosa. Non c'è solamente la forza fisica, ma c'è anche la forza che ti deriva da queste caratteristiche. Bene, non è quello che mi lascia molto perplesso quando le persone dicono che parlano di depressione, come pure che parlano di ansia. Quella degli attacchi di panico già è un po' più, diciamo, su quello le persone possono un po' più ragionare, perché poi se li fai dire e chiedere quando si è manifestato, il giorno, l'ora, quello che hanno mangiato, magari ci arrivano a capirlo. Invece il discorso dell'ansia ci possono arrivare anche quello, perché poi vi fai capire che di guardare bene quando si manifesta l'ansia, in genere si manifesta sempre quando ci sono problematiche legate all'apparato digerente, ai momenti della digestione. Per quanto riguarda la depressione, invece, appunto, questo termine così vago non è ben definibile, quello lì potrebbe essere caratterizzato da un periodo magari dove mancano l'energia al sistema nervoso, e l'energia al sistema nervoso ti possono derivare se tu riesci a capire quali sono gli elementi che possono dare forza a questo sistema nervoso. E certamente provare, poi non è detto che sia l'unica strada, magari ce ne sono tante altre strade. Un'altra strada possibile da percorrere è quella di migliorare sicuramente la respirazione, perché una cosa di cui ha una grande, grandissima fame il sistema nervoso, sia le cellule che compongono il sistema nervoso, è l'ossigeno. E per quanto io posso vedere, queste persone che dicono, accusano questi stati di depressione, praticamente non hanno una respirazione corretta, ma meno che meno che corretta, perché in genere usano non tutto quanto l'apparato respiratorio, tutto quanto i polmoni, usano la parte alta dei polmoni, hanno una respirazione molto superficiale, per cui nei polmoni non entra praticamente la quantità di ossigeno adeguata, e le cellule nervose hanno bisogno di una quantità di ossigeno incredibile. E poi basta vederlo. Io faccio sempre l'esempio delle persone di gruppo zero, che se vuoi mandarle in uno stato di cosiddetta depressione, tanto per essere appunto vaghi, non gli dai da mangiare le proteine adeguate, non gli dai da mangiare né carne né pesce, ecco, e gli fai mangiare un sacco di dolci, di zuccheri, di amidi, soprattutto di frutta, e queste persone diventano degli zombie, per cui possano entrare in una situazione che potrebbe essere definita di depressione. Però sarebbe opportuno che le persone si rendessero conto che il sistema nervoso non è che subisce solamente dei fatti legati all'ambiente esterno. Perché se fosse quello, immagina te, ora come ora, in Palestina, a Gaza, che situazione ci dovrebbe essere? Di stradepressione, della gente che addirittura non ha neanche da mangiare, che viene lasciata morire di fame, che viene bombardata, che viene uccisa, che viene mitragliata, che ne viene fatta di tutti i colori, e praticamente non ha niente, delle cose di un... Eppure, magari, quelle quattro cose in croce che riescono a rabberciare per riuscire
a tenere lo stomaco con qualcosina dentro, magari riescono ad avere una situazione in cui possono, ecco, resistere e sopportare e accettare e controbattere magari quelle che sono tutte queste cose esterne che li attanagliano, che li stanno proprio devastando. E non saprei proprio alla signora cosa dire. Certamente cerchi di aumentare l'apporto delle proteine, gruppo A che aumenti il pesce, che aumenti le uova, che aumenti le carni di volatili, soprattutto pollo e tacchini. Aumenti le verdure, stia distante, lontano il più possibile dai dolci, dagli zuccheri, dal cacao, dal cioccolato, dalla frutta, perché sai, poi continua c'è la diceria che il cioccolato bisogna mangiarlo perché proprio è praticamente l'alimento che dà benessere, che dà forza al sistema nervoso e tutto quanto. Io invece ritengo che sia proprio tutto il contrario. E poi che impari la giusta respirazione in modo da incrementare la sua capacità respiratoria, in modo da incamerare molto più ossigeno. Bisogna vedere se assume dei farmaci per qualcosa e poi una giusta attività fisica per una persona di gruppo A. Gli esercizi fisici migliori sono quelli da ricondurre alle arti, alle discipline orientali come il Tai Chi, come yoga, che possono sicuramente darle un aiuto da quel punto lì di vista. Lo saprei. Vorrei che le persone quando parlano di depressione ci mettessero a fianco una descrizione anche della loro situazione, da dire sono stanca, mi mancano le energie fisiche, mi mancano le energie mentali, non riesco proprio a fare la benché minima cosa. Oh, depressione è un Sì. termine veramente Troppo vago, eh? sì, molto vago, molto Ok, vago. allora, signora Margherita scrive da Erba, però ci tiene a sottolineare che dice: non posso venire da Piano Gentile perché mio marito non mi porta e i mezzi sono complicati. La signora ha 72 anni, è un gruppo A, altezza 1,64 m, peso 70 kg, un po' alto, lo so. Cerco di seguire la dieta del dottore, ma sgarro sui dolci. Il dottore dice che se salti la cena, la pressione diventa giusta il giorno dopo. Io ho provato per 2 sere di seguito a saltare la cena, ma al mattino avevo la pressione 160-80. Cosa devo fare per migliorare? Sicura che non prendesse nulla la signora, che non Io bevesse dico quello che. qualcosa? Perché la minima va bene, è la massima che è alta, la minima è perfetta. E poi, signora, un po' più di costanza. Le persone di gruppo A possono metterci un po' di giorni in più. Infatti, casualmente, proprio in queste settimane qua, ci siamo incontrati con un mio amico di gruppo A, più o meno dell'età della signora. Boh, che lui ci ha messo qualche settimana e poi la sua pressione è rientrata nei ranghi. E quindi poi, signora, Guarda, Piero. se suo marito non la vuole portare, lei cosa ci sta a fare con un marito che non la vuole portare da erba ad Appiano Gentile? Ma si faccia portare allora a Monza, perché Erba forse è servita meglio verso Monza. Monza è la quarta domenica del mese. Signora, ma che razza di marito si è trovata lei che non la porta ad Appiano Gentile? E magari Bene. lei li fa da lo serve da cima a fondo. Comunque ha aggiunto, adesso ha aggiunto, ho eliminato il glutine, i latticini, i salumi, mangio pesce, pollo, tacchino, verdura e grano saraceno. Qualche Sì. torta la faccio appunto col grano saraceno, l'olio di vinacciolo, uova e marmellata. Signora, ma guardi che il grano saraceno, tra tutti i farinaci, forse è quello che alza ancora di più la pressione anche rispetto ai cereali col glutine. E comunque tutti i cereali, e visto che poi lei, signora, all'altezza, rapporto altezza e peso, è un po' sbilanciato verso il peso, dovrebbe almeno una decina di chili.
far sì che vadano un po', che siano un po' smaltiti, e praticamente il grano saraceno lo lasci perdere. Poi se vuole fare dei dolci, signora, ma guarda, ci sono tutte quelle belle, buonissime ricette fatte con le mandorle, mandorle, uova e zucchero. Si fa una torta di mandorle stupenda, si può fare i brutti e buoni, senza neanche il tuorlo, solo con l'albume. Può provare a farle anche con altri semi oleosi, come le noci, come le nocciole. Adesso che si va verso il periodo caldo, meno male l'estate poi, in ogni caso, è sempre arrivata e sempre arriverà, e quindi c'è da stare un po' attenti a non eccedere con i semi oleosi, e comunque che li può usare. Capisco perché forse la pressione non va a posto, perché se lei si sbilancia a usare frequentemente il grano saraceno, può essere che ci siano un po' di problemi. Ok. Mangi dei legumi, signora, al posto dei cereali, che così il peso gradualmente rientra e anche la pressione vedrà che rientra. Si faccia i suoi bei quaderni, scriva dalla A alla Z quello che mangia, pressione si misura sempre al mattino appena alzate, prima di cena. Va bene, qua c'è la signora Francesca invece che scrive dalla Calabria, 48 anni, anche lei è un gruppo A. Dice: la mia domanda al dottor Mozzi è questa: ho un blocco di branca sinistra completo. Il cardiologo dice che fino a quando non avrò problemi come sincopi o robe del genere, è tutto nella norma. Questo vorrei capirlo se per caso il dottor Mozzi mi dice qualcosa in più. Grazie. No, è lei, signora, che deve dire qualcosa in più. Non ha detto nulla dell'altezza, del peso, se assume farmaci, della sua alimentazione. Quindi, E allora ci scriverà. ma non so se le sincopi possono avvenire anche in persone che non hanno in modo più assoluto il blocco di branca. Poi bisogna sapere. La pressione va bene? Il ritmo cardiaco va bene, non ci sono aritmie, non ci sono tachicardie, non c'è niente di niente. E poi stia molto attento quando ci sono questi fatti, signora, tutti i farinacci. Poi ci faccia sapere appunto il rapporto, perché già come nella signora precedente si riesce già a farsi un'idea, si riesce un po' a inquadrare la persona. Uno ti dice sono alto 1,60 m, 64 m e peso 70 kg, già uno capisce che c'è un discreto sovrappeso. E questa signora invece della Calabria non ci dice nulla di questo. No, no. Bisogna. Ma in Calabria, con tutto il pesce che c'è in Calabria, pesce e verdura, e magari blocchi di branca, non sarebbe la prima volta che si risolvono, che riparte, ecco, che il blocco si sblocca. Vabbè, quindi con pesce e verdura alla fiera non si sbaglia quasi mai, no? A una persona di gruppo A, pesce, legumi e verdura, se poi la sera saltano la cena meglio ancora, o se si mangia un buon passato di verdura senza i soliti pomodori, patate, soffritti e nient'altro, va sicuramente meglio. Però se ci fosse Va bene. stato detto l'altezza e il peso, potevamo farci un'idea Vedrà della che arriverà. situazione della persona, l'immagine della persona poteva essere. Vedrai che arriverà, poi vedrai che quando sentirà magari la risposta, perché se non sta scrivendo adesso la farà. Allora, sono Franca, scrivo da Ancona, 1,67 m, 57 kg, anche lei gruppo A. Mamma mia, mi stessi. Seguo la dieta del mio gruppo, però nel fianco sinistro ho un piccolo neo, come una lenticchia. A volte mi prude, sono andata dal dermatologo, dice che è da togliere e da far analizzare. Io non sono d'accordo, quindi chiedo al dottore se ci sono degli alimenti da escludere completamente, anche se magari sono indicati come neutri, e ho escluso totalmente il latte e tutti i derivati. Sì, signora, ma prima di tutto vada a farsi vedere questo neo grande come una lenticchia da un dermatologo. E così E magari un bravo gli ha detto di dermatologo, toglierlo, Piero. ma quello lì è il suo medico. No, il dermatologo dice che è da togliere e far analizzare. E lei non vuole. Ma un bravo dermatologo credo che possa fare anche
Sì, certamente, magari quello lì è la cosa migliore, che possa fare anche dare un'indicazione, visto che un dermatologo, bene o male, ne avrà viste a bizzeffe, di nei di ogni tipo. Potrà dire, guardi, secondo me questo può essere un neo fine a se stesso oppure un neo con caratteristiche particolari. Ma sicuramente dietro ai nei ho visto che spesso e volentieri c'è il glutine. Quindi, signora, va bene, tolga pure latte, derivati del latte, il maiale, carne bovina, pomodori, tutto quanto, stia all'occhio al cacao e al cioccolato, però alla larga anche dei cereali con il glutine. Ok. Dopodiché, ecco, per farmi un'idea, sono cose di cui, ecco, ci sarebbe bisogno di metterci sull'occhio, di vedere, di capire. Ok, va bene. Senti, abbiamo un giovane, dai, 32 anni, Marco, che è un gruppo B e scrive da Roma. E dice che è alto 1,72 m, pesa 64 kg, va 3 volte alla settimana in palestra. Nella volta di mezzo fa i pesi e normalmente il giorno dopo che ha fatto i pesi ha mal di schiena e dice: non è possibile, sono allenato. Va bene, poi attenzione alle persone che vanno in palestra, perché spesso e volentieri magari si fanno prendere dalla voglia di usare integratori. E gli integratori possono contenere sostanze dolcificanti, edulcoranti, maltodestrine, cose varie. E poi quando c'è un incontro alla giornata dedicata ai pesi, poi accusa, avverte, ecco, dei problemi alla schiena, provi a cambiare gli esercizi, tanto per migliorare la massa muscolare non è mica necessario solamente fare dei pesi, ci può essere il vogatore, poi ci può essere il nuoto, ci può essere ad esempio la sbarra, gli anelli, mamma mia. Avete presente Yuri Chechi, quel bravissimo atleta, ecco, che ha vinto anche le Olimpiadi, tanti mondiali, vi dicendo, a vedere che razza di massa muscolare si è fatto con gli anelli. Quindi ci sono le flessioni, ci sono tante cose, i pesi, può essere, poi provi a vedere. Provi a non fare per qualche settimana i pesi e vedere che cosa dice la schiena. E poi per la schiena sempre ricordarsi che dolci, zuccheri, ma anche la frutta, ecco, possono determinare stati infiammatori. Ok, va bene. Allora, cioè, te ne leggo ancora una, dai. La signora Alice da Reggio Emilia, 67 anni, dice da 10 giorni, è gruppo A, alto 1,68 m, pesa 56 kg. Gruppo A, dice da 10 giorni ho la broncopolmonite bilaterale. Nonostante gli antibiotici e cortisone, la cosa non va via e volevo capire cosa posso fare. Grazie mille. La broncopolmonite, guardi, come rimedi, diciamo, derivanti dalla natura, direttamente come stati fitoterapici, le potrei consigliare l'enula, il timo, ribes nero, rosa canina ed echinacea. Però, signora, bisogna capire come mai lei ha sviluppato in questo periodo una broncopolmonite. Certo, ci possono essere circolazioni, forme virali che portano a questo, però io vedo che spesso e volentieri le persone che vanno incontro a una polmonite, una broncopolmonite, ecco, si sono lasciate andare a utilizzare per qualche periodo. Non serve che sia lunghissima, ma bastano anche 3 o 4 o 5 giorni. Ecco, si sono lasciati andare a utilizzare degli alimenti decisamente non tollerati. Non è che magari usava ancora arance, mandarini, mandarance o banane, che vedo che spesso e volentieri conducono ad avere queste forme infiammatorie a carico dell'apparato respiratorio. Pomodori,
Bisogna capire determinati dolci, però per sviluppare una broncopolmonite non basta il contatto di una volta. Uno dice mangio un pomodoro o due un giorno e poi mi viene una broncopolmonite, ma no. Oppure mi faccio una spremuta d'arancia una volta e poi idem, mi mangio una banana oggi e poi per 10 giorni non la mangio più. Oppure qualcos'altro, qualche altra sostanza che ha debilitato il suo sistema immunitario e che questa signora, la sua programmazione prevede che il danno subito, immediato, finisca sull'apparato respiratorio. Qualcun altro invece va a finire sull'apparato digerente, per cui si trova magari forme infiammatorie. Un attacco di colite, una dissenteria oppure una stizza ostinata. Certo, signora, e anche lei, come ne abbiamo parlato riguardo alla signora che accusava lo stato di depressione, l'ossigeno è il miglior farmaco che ci possa essere. Si eserciti con la respirazione. Tra l'altro, la respirazione diaframmatica, quando si hanno queste problematiche, è proprio fondamentale, in quanto che la espirazione, e bisogna sempre cominciare con la espirazione, bisogna svuotare l'aria dai polmoni, perché più si svuota, più poi il polmone si compatta e poi in questo modo, come una molla, si dilata. Si butta fuori l'aria lentamente e lì si capisce se i polmoni hanno dei problemi o meno. Perché man mano che l'aria fuoriesce, se non ci sono problemi, non c'è nessun attacco di tosse, di blocco respiratorio o meno. Se c'è una bella forma infiammatoria, si blocca la respirazione. Poi uno deve... E lo stesso quando uno ha svuotato per bene i polmoni, poi introduce l'aria dal naso, quindi fuori con la bocca e dentro con il naso. Tra l'altro sul libro Covid-19 patologie virali dovrebbe esserci bene spiegato come si pratica questa respirazione. E in questo modo qua lo capisce, sia quando l'aria viene buttata fuori, sia quando l'aria viene inspirata e tirata dentro, se non si blocca quest'atto, se non si bloccano gli atti respiratori, vuol dire che i polmoni vanno bene. Ma quando è in atto uno stato infiammatorio di bronchite, di broncopolmonite, soprattutto polmonite e broncopolmonite, facilmente si arresta. Però questi esercizi, se lei gradualmente li fa, vede che l'aiuteranno molto e grandemente per vedere di risolvere le cose. Comunque, già che ho citato il volumetto Covid-19 patologie virali, su quel piccolo libretto, volumetto Covid-19 patologie virali, che è sempre valido, non è da usare solamente in presenza di Covid, ma per tutte le forme febbrili, infiammatorie, soprattutto quelle poi che riguardano in particolar modo, in questo caso, l'apparato respiratorio, ci sono tutte le pratiche che si possono adottare. E poi da guardare bene, perché spesso e volentieri quando si hanno queste forme infiammatorie a carico dell'apparato respiratorio, molto ma molto frequentemente, non dico al 100%, ma quasi, ci sono anche problematiche legate al cattivo funzionamento dell'apparato digerente. Per cui in questi casi sarebbe sempre opportuno la pratica del clistero, in modo da far sì che si disinfiammi bene l'apparato respiratorio. Perché il centro di tutto quanto, tutto il luogo da cui partono tutte le forme infiammatorie, alla fine, è l'apparato digerente, l'intestino infiammato, il colon infiammato. Quindi, signora, provi, e poi ci ha spiegato anche quale alimentazione seguire, e lei proverà a vedere che cosa riesce a ottenere. Fermo restando che deve cercare di sforzarsi di capire come mai è arrivata ad avere questa forma di broncopolmonite. Certo.
Va bene, allora noi siamo quasi in chiusura. Allora, venerdì 24 maggio, ore 19:30 a Genova, sala CAP via Albertazzi 3 Rosso, perché c'è da dire 3 Rosso il numero civico Genova, ci sarà la conferenza del dottor Mozzi. Quindi so che ci sono ancora un po' di posti, prenotazione è obbligatoria, c'è, vedete poi in sovrimpressione il numero 37 91 72 26 66. Tramite WhatsApp oppure la mail olos.eventi2024@gmail.com. Quindi contattate per prenotare il vostro posto per la conferenza di Genova. E poi, se mi permetti, Piero, una cosa sola: Fabio da Terni, venerdì aveva scritto durante la puntata, il musicista mi ha girato un link che poi ti farò vedere, o comunque metterò il link anche su questa puntata, sulle la descrizione sotto. Mi ha mandato un video di un pezzo suo, Fabio di Santo Quartet, sono in quattro, è un musica jazz. Io l'ho trovato molto carino e piacevole, lo ringrazio perché me l'ha mandato dicendo: te lo mando per il tuo compleanno come regalo, però è giusto che tutti possano sentirlo, quindi metto il link poi nella descrizione. E mi ha detto di darlo anche a tu, cioè di girarlo anche a te. Quindi alla fine Va della fiera bene, ringraziamo Fabio va per il bene. pensiero. Ringraziamo Fabio. Ok. Fabio, appunto, che il giorno Va 11 era bene. San Fabio. Sì. Ok. Gensa, che deriva Va bene, dalla quindi gensa, deriva dalla gensa Fabia. Fabio è un nome antico, usavano i romani. La gensa Fabia, e sì. pare che abbia dato origine appunto all'imperatore Vespasiano. Ok, tu a Genova ci Sentite? sarai, vero? Non che io ho detto che c'è la cosa. Scherzo, dai. Genova, ma non lo so, con tutto il marasma che c'è che riguarda Genova, non lo so, bisogna stare all'occhio perché lì mica che sai. Ah, mica. Poi che salta fuori qualche cosa che viene sentita sui telefoni dicendo che magari gli è scappato qualche nome, mica di vedersi implicato, Io e te al massimo parliamo di sementi da mettere nell'orto, quelle ciliegie, i fiori, quelle robe lì, non, di certo non di altre robe, dai. sempre della Va bene così. serie, sempre quella della serie, ti ricordi, ne avevo già detto, quel famoso detto, "U pubblèu di Rus la cacè su parental pus, u pubblèu di Neiga la cacè su parentis Neiva". Sì, il più bravo dei rossi ha buttato suo padre nel pozzo, il più bravo dei neri ha cacciato suo padre nei ginepri. Ecco, quindi, ecco, Sì. era qua. Ci voleva anche il proverbio questa sera. Sì, e questo qua è Dove? un detto che io già quando ero Detto. bambino l'ho sempre sentito ripetere, perché forse allora già la gente di buon senso, quando c'erano tutti quelli un po' esagitati, ecco, che pensavano di essere ognuno a essere il migliore rispetto a tutti gli altri, e poi saltava sempre fuori, ecco, che c'è qualcosa che poi accomuna la gente, soprattutto determinata gente che ha una passione per occuparsi della cosa pubblica. Che Certo, va bene. io mi chiedo sempre, ma perché se una persona ha da fare delle cose, ma perché deve andare, vuole andare a occuparsi di certe cose? Quindi, ecco, la questione proprio è lì, quella che serve. Di sapere se una persona, ecco, non ha niente di cui occuparsi, e praticamente allora magari si dedica a quello che può essere il bene comune, l'interesse comune. Poi però facilmente dietro al bene comune, all'interesse comune, molto, molto facilmente c'è l'interesse proprio di una determinata parte. Con tutto quello che si può Sì. fare con la natura e con l'ambiente, prendersi cura dei propri luoghi, ognuno se si prendesse, facesse carico di un piccolo angolo del pianeta, pensa a te, come potremmo risolvere le sorti del pianeta.
Sì. però poi c'è gente che pensa alla grande. Va bene, dai. Piero, io ti ringrazio anche per questa sera, grazie a tutti Sì, voi grazie a te per essere. Paolo e vediamo un po'. Va bene. Vediamo come sarà. Ah sì, certo. Va bene, buona serata a tutti voi e buonasera a te. Ci vediamo poi e ci sentiamo martedì, Ciao. prima della conferenza del 24. Certo, un grazie a tutti gli ascoltatori che hanno sempre la buona volontà e la pazienza di ascoltare queste tirate. Va Va bene, bene. dai. Ciao Piero, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Buonanotte e buonasera a tutti.